fare su di noi. Qual è il segreto per fare una bella riga da una parte? Adesso dai, quando magari ti puoi fare anche te col phon. Col phon? Dottore! E devo soffiare esattamente nel mezzo della riga. Esatto. Ah, ecco. Per fare una bella riga. Non vedere come puoi fare. Però adesso sì. È stato tagliato, è già, ecco. Mi accorgo di meglio che te. Questi sono i segreti e i parrucchieri per la riga da una parte. Col fondo al centro. Ah, ecco. Mi prendi così? Sì. Ah, ecco. Tu vuol dire apertura. Apertura. La tattica dell'apertura per la riga da una parte. Esatto, così. Tu si affronta la spatola. Sì, tu tieni la spatola qui e tieni il foro. Ah, ecco. Così non è molto aperto. Perché col caldo il cappello ti viene meglio la piega. Il tuo cappello, si può dire che la riga si spinge un po' perché hai anche molto cappello. Ah, ecco. Però se ti spingi un pochino non fa male. E quel cappello fine che ti chiamano un po' che sta molto aperto. Ecco, ma tu però ne hai molti, ti spingi un po' a chiuderti. È naturale. Si può far vedere da lì la tattica della spatola e del pettine? E forse così si vede un po' meglio. Comunque così si vede, si nota la figlia, no? Sì, credo che sono stati dettagliati. È ben visibile. Sì, sì, sì. Adesso si vede proprio la spaccatura. Sì, 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 sì. Ecco, la tattica spatola, tá? Sì, sì. Una bella riga da una parte. E di tutto un po'. Va bene. Sì, sì. Perfetto. Andiamo.